Disastri in diversi comuni del territorio canavesano questa notte in seguito al forte temporale che si è abbattuto sulla zona dell'Alto Canavese. Le località maggiormente colpite sono state Rivarolo e Frazioni, Favre e Feletto. Diverse squadre dei vigili del fuoco, quali San Maurizio Canavese, Castellamonte, Quarnier, Nole, Volpiano, Rivarolo e Ivrea, hanno operato tutta la notte per mettere in sicurezza le diverse zone. Alberi caduti e forti allagamenti in tutta la zona, che a Feletto hanno anche provocato la morte di un uomo. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugare l'acqua nel sottopasso e con loro anche la protezione civile. Strada allagata in frazione Argentera, mentre in borgata Sant'Antonio a Favria un albero ha bloccato completamente la strada ed è intervenuta anche la protezione civile. Ingenti danni per allagamento ad un'abitazione in frazione Pasquara.